solo accennato, che una delle prime azioni che farà questo governo è portarci via i beni comuni, quindi acqua, rifiuti, energia. Questo per pensare a quello che sarà il futuro delle nostre comunità locali. Nel senso, io mi immagino un sindaco che andrà, speriamo al Movimento 5 Stelle, andrà a governare una comunità, no? E i beni comuni sono quelli con cui tu imposti un rapporto virtuoso con il cittadino, cioè se differenzi bene, se sei virtuoso. Ecco, immaginate il futuro delle nostre comunità dove ci saranno dei sindaci che non potranno più assolutamente far nulla nel rapporto con il cittadino. E al cittadino italiano, che sente molto il discorso portafogli, bisogna spiegare che la privatizzazione secca dei beni comuni significa al minimo subito un aumento delle bollette del 30%. E tutti quelli che a livello mondiale hanno messo gli occhi sui beni comuni e che li stanno saccheggiando in tutto il mondo, penso a Gaz de France, penso all'italiana Era, piuttosto che altri colossi di questo tipo, voglio ricordare che Gas de France in India ci sono alcune comunità che per prendere l'acqua devono mettere il gettone. Cioè, quindi secondo me bisogna spiegare anche questa cosa qui, perché veramente noi perdiamo la capacità di autodeterminarsi. Quindi è inutile poi che noi andremo alle prossime elezioni, che vincerà il Movimento 5 Stelle, perché poi un sindaco del Movimento 5 Stelle non potrà assolutamente far nulla per salvare le proprie comunità. Quindi questo è un passaggio fondamentale per la storia di questo paese. Posso...